Al cuore della 23ª Triennale Internazionale c'è la mostra tematica curata dall'astrofisica Ersilia Vaudo, che racconta del cosmo e delle sue profondità inimmaginabili, ma anche della polvere, della matematica, del primo dipinto in cui è raffigurata la Via Lattea e del suono della Terra. Unknown Unknowns è un'esposizione dedicata al mistero di ciò che non sappiamo neppure di non sapere. Questa non conoscenza diventa un enorme stimolo, la voglia di un'avventura in un certo senso a cui lasciarsi andare. Quindi l'ignoto che è un invito, è il piacere di una prospettiva che si allarga, qualcosa di nuovo entra in questa prospettiva e in qualche modo si mette in atto una trasformazione. Quindi proprio il senso di abbandonarsi a ciò che non si conosce e di farsi accogliere da ciò che non si conosce. Quindi non stabilendo una distanza. Eppure la distanza è ovunque, sia nei confronti del piccolissimo, sia in quella del lontanissimo, ma viene superata anche grazie al dialogo tra le discipline, al confronto fecondo tra i diversi linguaggi della scienza e dell'arte, che trovano una sintesi che spesso, come nel caso delle sfere d'argilla di Bosco Sodi o nella collisione tra galassie di Refika Nadol, è anche commovente. Siamo felici perché questo è davvero un arcipelago, ci sono voci diverse, da punti di vista diversi, su un tema comune che è davvero un tema oggi emergente, cioè la sensazione che l'universo sconosciuto sia molto più ampio di quanto pensavamo fino a qualche anno fa. La pandemia, per esempio, ci ha fatto conoscere un organismo sconosciuto che ha avuto effetti sconosciuti e di cui non conosciamo le prospettive. Ma non solo, l'universo ci ha fatto qualche giorno fa vedere delle profondità sconosciute, delle dimensioni sconosciute. Stiamo camminando su un pianeta che non conosciamo, ne conosciamo 10 chilometri su 12.000, quindi è un tema fortissimo e sono molto contento perché Triennale prima del mondo affronta questo tema oggi e siamo molto orgogliosi. Il percorso della mostra milanese è avvolgente, fatto di continue piccole epifanie che scendono dall'alto, come le voci di Antonio Damasio o di Carlo Rovelli, per esempio, nelle listening chambers, le camere d'ascolto, perché il punto essenziale è avere la lungimiranza di lasciarci permeare da questi grandi misteri. Io direi il mistero come appartenenza, cioè tutta l'esposizione, quello che io vorrei, noi viviamo, diciamo, il nostro dialogare con l'ignoto è anche limitato dalla nostra sensorialità, i nostri cinque sensi sono quelli che sono per permetterci di evolvere, non per permetterci di comprendere la realtà intorno a noi. Questa è una realtà che, anche se ci prescinde, ci contiene e ci appartiene. La realtà, appunto, forse il più grande dei misteri che ci troviamo a fronteggiare nella vita e in questa 23ª Triennale, che è costruita intorno ad altre due mostre principali, la tradizione del nuovo, curata dal direttore del Museo del Design Italiano Marco San Micheli, e Mondo Reale, della Fondazione Cartier di Parigi, da anni partner della Triennale. E da tutto il progetto, che comprende anche le partecipazioni internazionali, arriva un messaggio molto chiaro: dobbiamo attraversare e abitare questi misteri senza angoscia, come un'opportunità.